Albano all'intervista rimprovera Maurizio Costanzo e svela il vero rapporto tra Romina Power e Loredana Lecciso. Albano all'intervista battibecca con Maurizio Costanzo e svela in che rapporti sono Loredana Lecciso e Romina Power. All'intervista di Maurizio Costanzo Albano Carrisi si è raccontato a 360 gradi. Dagli esordi nel mondo della musica, al rapporto con la madre Yolanda, passando per la storia con Romina Power, la scomparsa della figlia Ilenia e il ritrovato amore con Loredana Lecciso. Una chiacchierata profonda e senza filtri che però è stata minata da un piccolo particolare che ha parecchio infastidito il cantante di Cellino San Marco. L'artista non ha infatti gradito la scelta autoriale di inserire una canzone inglese in un video che raccontava i suoi problemi di salute. Visibilmente irritato, Albano ha fatto notare il suo disappunto a Costanzo per ben due volte, sia subito alla fine del filmato sia al termine della puntata. Albano irritato per la scelta di inserire una canzone di Ed Sheeran in un filmato che racconta la sua vita. In una clip che ha riassunto i recenti problemi di salute di Albano, gli autori hanno inserito Perfect, la hit del momento firmata da Ed Sheeran. Una scelta che Carrisi non ha apprezzato, tanto che l'uomo ha rimproverato Costanzo. La ramanzina è avvenuta anche a fine puntata, segno che l'interprete ci è rimasto davvero male. Mi è dispiaciuto sentire della musica americana come sottofondo dei miei filmati. Sono un cantante con 40 anni di carriera, ci sono tantissime mie canzoni che potevano essere utilizzate, ha fatto sapere Albano. Non sono tardate ad arrivare le scuse di Maurizio che con un pizzico di ironia ha cercato di smorzare i toni, finirà alle armi chi ha fatto tutto ciò. Le dichiarazioni di Albano su Romina e Loredana Lecciso. Nel corso della lunga intervista a Maurizio Costanzo, Albano ha pure chiarito una volta per tutte che Romina Power e Loredana Lecciso non sono riuscite a instaurare un buon rapporto nel corso del tempo. Sognavo di farle avvicinare, ma non è successo. Rimane un po' di amarezza, resta un atto di immaturità. E a una certa età bisogna comportarsi da maturi, ha spiegato Carrisi. Quest'ultimo non ha poi commentato i recenti gossip sulla presunta crisi con Loredana. Vedremo quello che ci riserverà il futuro, ha dichiarato il cantante senza sbilanciarsi troppo.